Il 28 settembre 2024, ovvero 4 giorni fa, a New York si è tenuto il Global Citizen Festival, il festival della cittadinanza globale. Ed è intervenuta Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea. Prima di ascoltare un minuto del suo intervento col mio doppiaggio in italiano, vi faccio ascoltare in lingua originale con i sottotitoli l'inizio del discorso. Sembrava una rock star. Hello, New York. It's great to be back. And you can sense this city has an amazing energy. And you need this energy because you are calling for action. Ma avete sentito? Mancava solo che dicesse siete caldi ed eravamo a posto! Grande Ursula, Ursula, Ursula! Mamma mia, ma questa è fantastica! Ma ascoltiamo assieme che annuncio ha fatto! Amici miei, un mondo migliore significa anche un mondo più sano! E la vaccinazione è la nostra migliore possibilità per farlo. I vaccini hanno salvato milioni di vite negli ultimi 50 anni. Ma in questo momento milioni di bambini sono ancora a rischio. Hanno bisogno di vaccini. Dobbiamo quindi continuare a sostenere la vaccinazione in tutto il mondo. E oggi sono lieta di donare 290 milioni di dollari a Gavi, l'alleanza per i vaccini. Ogni bambino dovrebbe essere protetto e ne arriveranno altri. Insieme a Gavi abbiamo l'obiettivo di vaccinare 500 milioni di bambini entro il 2030. L'Europa farà la sua giusta parte. Potete contare su di noi, amici miei. Avete capito? 290 milioni di dollari, ovvero 260 milioni di euro, donati a Gavi, l'alleanza per i vaccini. Ma se noi facciamo una ricerca in internet, scopriamo che questa Gavi Alliance è un ente di cooperazione mondiale tra soggetti pubblici e privati che dichiara lo scopo di assicurare l'immunizzazione per tutti. La sua missione strategica è salvare la vita dei bambini e proteggere la salute generale, aumentando l'accesso all'immunizzazione nei paesi poveri. Gavi Alliance raccoglie governi, istituzioni, donatori privati e fondazioni, tra cui la fondazione Bill e Melinda Gates, il nostro amico Guglielmo Cancelli, bene bene bene. Quindi tanti dindi, tanti soldini per salvare i bimbi nel mondo. Ursula, quei soldi sono anche miei perché io pago le tasse all'Europa. Magari ogni tanto, se prima ci contatti, ci chiedi qualcosa. Vabbè Mimor, ma anche te non vuoi salvare i bambini nel mondo? Oh, ma sei diventato tirchio? Ci sono i bambini che stanno male, loro li aiutano e ti devono chiedere il permesso. Ma allora perché si va a votare? Si va a votare proprio per quello, che dopo loro fanno quello che ci pare, capito? Ci hai dato il voto. Ah, ecco, ci ho dato il voto. Bene. Voi che idea vi siete fatti di tutto questo? Fatemelo sapere in un commento. Se ti è piaciuto, lascia un grande like. E se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale.